Gentili signore e signori, appassionate e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan e buon 2021. È sabato 9 gennaio 2021, appunto, e tra qualche istante avrà inizio il derby tra i padroni di casa dell'Lanaro Hockey Breganze e gli ospiti del Lubrocker Bassano. È una delle partite più sentite dalle opposte tifoserie, ma purtroppo, causa pandemia. Per vedere questo derby, gli appassionati, le appassionate di hockey pista si devono assolutamente collegare con la piattaforma di Hockey Pista Fisser TV, che cercherà di supplire al vostro bisogno di vedere hockey. In passato, ripeto, questa era una partita di cartello, è assolutamente una delle partite più sentite tra le opposte tifoserie, anche se non fosse altro per la vicinanza, i 16 km che sono tra Breganze e Bassano. E si diceva stamattina dai media, in sede di presentazione della sfida, che adesso i due centri sono collegati anche dall'autostrada, la Pedemontana Veneta, che pian pianino sta raggiungendo il suo scopo, quello di collegare appunto i paesi delle terre venete sotto appunto i monti. Bassano e Breganze ci arrivano da opposte posizioni di classifica, perché Breganze purtroppo è ancora a quota zero, mentre Bassano occupa attualmente l'ottavo posto in classifica con 17 punti. Peraltro, il girone d'andata, questa sarebbe, come da calendario, la prima giornata del girone di ritorno, quindi la 14ª, ma in realtà, causa pandemia, sono state rinviate alcune partite del girone d'andata, tant'è vero che fino ad oggi entrambe le formazioni ne hanno disputate 11, quindi formalmente il girone d'andata non è ancora terminato, ma il calendario prevede appunto di poter recuperare le partite del girone d'andata che non si sono ancora disputate causa pandemia. Per esempio Braganza recupererà la sua mercoledì prossimo in quel di Montebello, e però intanto siamo già appunto alla prima giornata di ritorno, che tra un poco inizierà l'andata. La formazione ospite, cioè il Lubrocker Bassano, si impose per 4-1. Braganze all'epoca diede vita a una prova discreta, ma che però poi non è stata coronata nel prosieguo della stagione dai punti che la formazione di Enrico Gonzo, che ha sostituito già a partire dal precedente turno Sergi Punsette, con il quale la collaborazione della società breganzese è cessata. Appunto, Breganzi appunto è ancora a caccia dei primi punti stagionali, confida di riuscirci stasera, stimolato appunto dal confronto che è sicuramente importante e sentito, ripetiamo, dalle opposte tifoserie. Diamo lettura quindi delle formazioni che tra poco agli ordini dei signori Paolo Moresco di Marostica e Matteo Fermi di Piacenza, coadiuvati dall'arbitro ausiliario Stefano Barbolan, daranno vita a questo match. Per il Bassano, quindi, i portieri sono il numero 28 Davide Pertegato e il numero 30 Mattia Verona. Gli esterni sono Samuele Amato con il numero 2, che è l'ex di turno, Paul Galbas con il numero 5, Mattia Baggio numero 7, Elia Canesso con il 14, Mattia Milani con il 15, Sergio Festa con il 21, Mark Coi con il 23 e Pablo Cansela con il 74. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, i portieri sono Andrea Bigarella con il numero 26 e Marco Zanfi con il numero 23. Per quanto riguarda gli esterni, abbiamo Stefano Dal Santo, 53, Mattia Ghirardello, numero 6, Guido Sgarria con il 4, Paul Galifa con il 7, Filippo Compagno con il numero 8, Nicolas Banget con il 5, Andrea Dalla Valle con il numero 73, Pietro Battaglin, numero 2. I tecnici delle rispettive formazioni sono, per gli ospiti di Lubrocker Bassano, Roberto Crudeli, e per il Breganze Enrico Gonzo. Roberto Crudeli è una delle figure più rappresentative dell'hockey italiano internazionale, è stato uno dei giocatori che hanno scritto la storia di questa disciplina e da allenatore si sta ritagliando sicuramente un'immagine, e a suon di risultati, di affermazioni nelle squadre che ha allenato, è a Bassano di ritorno, dove aveva già iniziato, all'epoca faceva anche il giocatore allenatore. Questa è la sua seconda avventura in giallo-rosso. Sì, qui Bassano ha ottenuto 17 punti, magari forse in sede di pronostico Bassano veniva maggiormente accreditato. È pur vero però che la formazione ospite ha affrontato le formazioni che la precedono in classifica sempre in trasferta,
e il fattore campo comunque incide in questo sport, anche se si gioca a porte chiuse, perché le superfici delle piste in cui si gioca a hockey possono sicuramente influenzare la prestazione delle squadre, quindi il fattore campo è sicuramente qualcosa di cui tener conto, e probabilmente Bassano Pacato Dazio anche in questo senso. Per quanto riguarda i quintetti scelti dai rispettivi tecnici, vediamo che Bassano si affida tra i pali a Davide Pertegato e poi il quartetto di movimento, diciamo, classico, composto da Samuel Amato, Mark Coi, Pablo Cancela e Galbas. Per quanto riguarda Breganze, abbiamo sempre tra i pali Andrea Bigarella e poi gli esterni Mattia Ghirardello, Stefano Dal Santo, Andrea Dalla Valle e Paul Galliffa. Tutto pronto per dare vita a questo derby Breganze Bassano. Buon divertimento a tutti, a chi ci segue da casa. Gli operatori di serata sono Flavio Zattera e coadiuvato dall'assistente tecnico Filippo Zattera per le telecamere di Studio 7 HD. Buon divertimento. È iniziato il match, Bassano in possesso. Cancela all'indietro per Marco Oi, che è un cattivo controllo, può approfittarne Breganze a ripartire con Stefano Dal Santo, che si rifugia all'indietro e preferisce un'azione manovrata con Paul Galliffa, il primo anno a Breganze per il numero 7 rossonero. 4 le reti da lui realizzate sin qui, buona la combinazione che trova il gol di Breganze, giocata dietro porta di Paul Galliffa, tocco di prima intenzione di Andrea Dalla Valle, che sorprende sul suo palo Davide Pertegato, e allora Breganze realizza dopo 24 secondi la sua marcatura con il suo numero 73, Andrea Dalla Valle, che ci sembra il secondo gol stagionale. 1-0 quindi per la formazione di casa, che inizia nel migliore dei modi questo derby. Diciamo del fatto che il derby è particolarmente sentito anche a livello giovanile. È andata alla Valle, tante volte ha sfidato Bassano quando ha fatto tutta la trafila delle giovanili rossonere. Questa sera ha segnato forse un gol più importante di tutti quelli che ha segnato nella sua carriera delle giovanili breganzesi, magari dove aveva come tecnico anche Enrico Gonza. Attenzione qui Bassano, che mette subito Paul Galbas davanti all'Andrea Bigarella, che ha un cattivo controllo per fortuna di Breganze, che può ripartire la formazione rossonera con Bassano che alza il pressing. Ancora poi Galliffa a manovrare, danno la sua iniziativa, è venuto con un assist da dietro porta, è venuto il gol di Andrea Dalla Valle, ma riparte velocemente Bassano. Galbas all'indietro per Samuele Amato, la Coppa Italia vinta da lui qui nella stagione 18-19. Marco Coi al tiro, ben rincontrollato dalla difesa rossonera. Ancora Bassano in possesso con Cancella dietro porta, cerca di liberarsi, va a scambiare con Samuele Amato, si rifugia all'indietro, cerca di Marco Coi, il tiro di prima intenzione di Cancella che non trova la porta, ma è una buona iniziativa questa di Bassano, che continua a pressare alto, ma si disimpegna bene Breganze con Stefano Dal Santo, che ha servito il suo compagno di reparto Mattia Ghirardello. La linea arretrata di Breganze è composta appunto da Mattia Ghirardello e Stefano Dal Santo, che sono peraltro i giocatori più esperti della formazione di casa. Il tentativo di Dalla Valle di ricercare Mattia Ghirardello con una giocata a due, ben protetta quindi in circostanza la formazione rossonera, non concede contropiede a Bassano, che è costretto a manovrare e si affida a uno dei giocatori di maggior classe, cioè Pablo Cancella, che però perde sfera per l'intervento volitivo di Paul Galliffa. Ottima, buona l'iniziativa di Paul Galliffa, un paio di controlli, attenzione, si disimpegna bene Paul Galliffa, alza e schiaccia e tentativo di concludere a rete, fa buona guardia nella circostanza Davide Pertegato, sorpreso invece in occasione del primo gol di Andrea Dalla Valle. Una giocata classica da dietro porta a ricercare il compagno sul primo palo, bravo a colpire di prima intenzione Andrea Dalla Valle. Attenzione qui Bassano, che sta premendo sicuramente, la conclusione da lontano di Samuele Amato, la palla è alta a giudizio del signor Matteo Fermi, che concede quindi possesso alla formazione di casa, che è in vantaggio dopo 3 minuti dall'inizio del match in virtù della rete realizzata dopo 24 secondi da Andrea Dalla Valle. Ancora Dalla Valle a disimpegnarsi con Galliffa, scambiano i due, però il passaggio di ritorno è impreciso, allora Bassano può ripartire in 3 contro 2. Attenzione, c'è una situazione pericolosissima, diventa la porta, ne approfitta Paul Galbas e realizza il gol del pareggio, 21-53.
al termine della prima frazione c'è qualche protesta della panchina rossonera, volevano forse un intervento falloso la panchina appunto breganziese, ma inflessibile il signor Matteo Fermi conferma il gol e allora poi Galbas per i suoi va a pareggiare la rete di Andrea Dallavalle, 1-1. Derby quindi che si è subito acceso. Ancora Mattia Ghirardelli a cercare Andrea Dallavalle, buono il recupero degli avanti rossoneri, Stefano D'Alessandro che si incunea, va a subire il fallo, il primo fallo di squadra concesso e fischiato dal signor Moresco sull'iniziativa di Stefano D'Alessandro. Nella circostanza Breganze si è fatto sorprendere perché in realtà i difensori rossoneri erano due in area e Paul Galbas però è stato il primo ad avventarsi su una sfera vagante a colpire una palla che tra l'altro è stazionata qualche secondo di troppo, di qui magari le proteste dei giocatori di Stefano, di Enrico Gonzo, ma il signor Matteo Fermi non ha ravvisato irregolarità e ci pare di poter condividere la sua decisione. Riparte Breganze con poi Galifa, ottima l'iniziativa personale di Galifa che però viene fermato dalla difesa ospite e allora l'autore del gol del pareggio Paul Galbas a combinare dietro porta con Cancela, ex Forte Marmi, all'indietro per Samuel Amato, Bassano che cerca di imprimere ritmo, Breganze che si difende per ora con ordine anche se ha concesso la sbavatura che è costata il gol del pareggio. Riparte Breganze con Stefano D'Alessandro, non ha la possibilità però di trovare una conclusione, un rimpallo lo favorisce, allora ancora possesso per il capitano breganzese che va a scambiare con l'autore del gol del momentaneo vantaggio Andrea Dallavalle, che ci sembra particolarmente pimpante questa sera. Il servizio dietro porta per Stefano D'Alessandro che cerca magari ancora il compagno, ma la difesa giallorossa si chiude a riccio e non consente spazi alla manovra rossonera, allora ci si rifugia all'indietro, c'è Mattia Ghirardelli allora a combinare, poi Galifa lo ricerca, cerca di liberarsi Mattia Ghirardelli, ma fa buona guardia su di lui Paul Cancela, il conteggio dei 45 secondi, la conclusione di Paul Galifa, la parata di Davide Pertegato, Bassano che recupera sfera ma Breganze che è lì a pressare alto, con coraggio, determinazione, è iniziato bene il derby, la formazione di casa, così come comunque gli ospiti che hanno saputo subito impattare nel punteggio, la partita si sta sviluppando su trame discrete, c'è qualche errore di misura nei passaggi che vanno inevitabilmente quindi a rallentare la manovra, qui c'è Marco Coi che cerca l'assist al centro area per Cancela, Coi è sicuramente il giocatore più pericoloso, 16 reti realizzate da lui, qui c'è un'ottima iniziativa di Mattia Ghirardelli che non trova la porta, peccato, era sicuramente una buona ripartenza questa nell'occasione di Breganze. Poi Cancela a combinare la dietro porta, lo controlla Stefano D'Alessandro, ma Cancela si libera bene e va a colpire imparabilmente con un tiro all'incrocio. Breganze lamenta un blocco ma che il signor Moresco non ravvisa e allora 19-22 Bassano che ha già completato la rimonta, si porta sul 2-1, non hanno ravvisato irregolarità i direttori di gara e quindi si deve ripartire. Breganze sotto, era passato in vantaggio con subito dopo 24 secondi con il suo numero 73, attenzione, ma Andrea Dallavalle va a combinare bene ma gli dice di no dietro porta, è uscito dietro porta bene ma gli ha detto di no appunto il portiere Pertegato, l'alza di schiaccia di Paul Galifa, la parata ancora di Davide Pertegato all'indietro per Stefano D'Alessandro, la conclusione di D'Alessandro, il tentativo di deviazione ravvicinata, c'è un rigore, viene concesso dal signor Moresco, colpo di bastone di Samuel Amato subito da Andrea Dallavalle che ha perso anche il bastone nella circostanza e allora rigore concesso dal signor Moresco. Breganze quindi che ha l'opportunità di impattare nel punteggio, 18-50 al termine della prima frazione di gioco, 2-1 per Bassano che ha completato la rimonta dopo che era passato in vantaggio Breganze a soli 24 secondi dal via. L'1-2 di Galbas e Cancela e si è liberato bene quest'ultimo con un tiro imparabile dal limite dell'area, diagonale imparabile appunto secondo a nostro modesto avviso per il portiere rossonero Andrea Bigarella.
ma qui Breganzi ha l'opportunità di impattare di subito nel punteggio con Stefano Dal Santo che va a sfidare Davide Pertegato. Vediamo. La parata di Pertegato che però a giudizio del signor Moresco ha anticipato il movimento. Per regolamento ci si deve muovere qua solo quando viene toccata palla dal tiratore e allora l'ammonizione con rischio per il portiere Pertegato che si incorresse nella stessa violazione subirebbe il cartellino blu e ancora Stefano Dal Santo ad avere un'opportunità per portare in parità i suoi. Rigore quindi da ripetere. E allora Stefano Dal Santo ancora una volta contro Davide Pertegato. La procedura di tiro si deve rinnovare. Vediamo. La parata ancora di Davide Pertegato. Oh, bravissimo. Peccato per Breganze che non ha sfruttato l'opportunità per portarsi in parità. Per due volte Pertegato ha detto di no a Dal Santo. Tutto da rifare quindi per la formazione di Enrico Gonzo. Che ha inserito intanto Guido Sgaria al posto dell'autore della rete del momentaneo vantaggio breganzese, cioè Andrea Dalla Valle. C'è intanto un fallo di squadra concesso a favore di Bassano. 2-1 il punteggio per la formazione ospite. Con Breganze che ha avuto l'opportunità di impattare nel punteggio, ma Davide Pertegato ha detto di no per due volte al tentativo di trasformazione del capitano rossonero Stefano Dal Santo. Riparte quindi Bassano con Samuel Amato, Mark Coi, Cancela, poi Galbas, ancora Bassano in possesso. Galbas ha segnato la sua quinta rete stagionale. Ancora possesso per Bassano che ha solo 7 secondi però per andare al tiro, altrimenti la palla passerà nelle stecche della formazione di casa. E così è. E allora possesso per la formazione allenata da questa sera da Enrico Gonzo che ha appunto preso il posto di Sergi Pusset, con Breganze che dopo il cambio di allenatore è andato a disputare una prova sicuramente gagliarda in quella di Valdagno, cedendo per solo 4-2, stiamo parlando nel caso di Valdagno della prima in classifica e quindi ha tratto buoni auspici dalla prima esibizione come capo allenatore Enrico Gonzo. Enrico Gonzo è stato comunque il vice di Sergi Punset, quindi conosce benissimo questi giocatori, ma li conosce soprattutto per un motivo, perché li ha allenati quasi tutti, tranne Galliffa, Bigarella e Zanfi nelle giovanili. Riparte intanto Bassano con Marco Coi che si libera bene, gli dice di no Andrea Bigarella, ma ha ancora un'opportunità, stava cercando Cancela un assist per Paul Galbas, per poco Bassano non trova il punto del 3-1, era un'ottima manovra questa costruita dagli uomini di Roberto Crudeli che stanno interpretando comunque il derby da par loro, hanno avuto un buon impatto sul match, se eccettuato ovviamente per la disattenzione che è costata, almeno disattenzione per Bassano, perché in realtà è stata una bellissima giocata quella di Breganze, un assist da dietro porta di Paul Galliffa per Andrea Dalla Valle, ma Bassano è stato subito capace di mettere le cose in chiaro dall'alto magari di una maggior classe ed esperienza. Qui c'è Guido Sgaria che si libera bene, buona l'iniziativa del numero 4 rossonero che si è girato in un fazzoletto, mezza semitrotto, la conclusione di prima accompagnata, gli ha detto di no Davide Pertegato, portiere bassanese. Dicevamo che questa è la prima giornata di ritorno di un calendario che vede, oltre all'odierna sfida tra Nano Breganze e Ubroker Bassano, il derby tra Wysport Valdagno contro TR Chimica Montebello che sfiderà Breganze mercoledì. Poi abbiamo Galileo Follonica contro Edilflor Grosseto, Team Service Carmonza contro Trissino, GDS Impianti Forte di Marmi contro Sarzana, Roller Scandiano contro BDL Correggio e Amatori Vasca in Lodi contro Telea Sandrigo, per una classifica che prima di questa giornata vede Wysport Valdagno al comando con 28 punti,
a un punto di distanza Amatori Vasken Lodi, a 25 Credit Agricole Sarzana, a 24 GDS Impianti Forte di Marmi, Trissino con 21, Tiere Chimica e Follonica a 18 punti, Ubrocco e Bassano appunto a 17, all'ottavo posto, poi Telemedica Sandrigo con 12, Correggio con 10, Grosseto con 9, Monza con 6, Scandiano con 5, Braganza e Fanalino di coda di questa classifica, con quando comunque il girone d'andata non si è ancora completato, devono essere disputate ancora due partite e nel caso di Grosseto e Scandiano 3. Sono 3 ancora gli impegni che mancano a queste due formazioni prima di completare il loro girone d'andata. Si riparte con Marco Coi in possesso per i suoi, è entrato intanto Sergio Festa per Bassano. Attenzione, c'è la bellissima rete di Samuel Amato, un'ottima combinazione che con Samuel Amato che di prima intenzione ha trafitto Bigarella, 15-49. Veramente notevole il giro palla di Bassano a liberare un uomo davanti a Bigarella. Con Braganza che ha inserito anche Filippo Compagno con il numero 8. Bassano quindi che sta imprimendo il proprio sigillo per ora sul match. Per Samuel Amato è la sesta rete stagionale. C'è un buon recupero di Braganze con Filippo Compagno, la conclusione di Filippo Compagno, la parata di Davide Pertegato, ancora Compagno a lottare e a commettere fallo di squadra. 15-14 al termine della prima fazione di gioco, avanti Bassano per 3-1. Filippo Compagno è tornato a giocare in A1 dopo 3 anni e lo ha fatto bene in quel di Valdagno, perché è entrato in campo ed è andato subito a segno. Buono quindi l'impatto sulla formazione rossonera, che ha sicuramente bisogno di qualcuno in grado di rimpolpare il bottino offensivo, perché Braganza è sicuramente la peggior difesa ma è anche il peggior attacco del campionato. E senza segnare nell'hockey pista si fa poca strada. Bassano in possesso, che ha realizzato una rete di pregevole apertura all'ultima, espressione di una giocata corale, la conclusione di intanto in ripartenza di Braganza, ma ha detto di no Davide Pertegato e allora c'è un'altra opportunità per Bassano che trova il punto del 4-1 con Sergio Festa. E qui aveva parato ma non trattenuto Andrea Bigarella. E allora Sergio Festa va a iscriversi al tabellino dei marcatori. 4-1 per Bassano. Praticamente è già stato replicato a 14 minuti e 25 dal termine della prima frazione di gioco il punteggio con cui si era chiusa la prima giornata di campionato tra queste due formazioni. Braganza quindi che deve risalire la china, 3 reti da rimontare. Sgaria. Compagno dietro porta a scambiare i due avanti rossoneri. Ancora Filippo Compagno, ancora Guido Sgaria. Tenta di sorprendere Davide Pertegato, Filippo Compagno, ma il portiere ospite fa buona guardia, si libera molto bene Marco Coi di Filippo Compagno. Pregevole azione del numero 23 ospite. Bassano che in questa fase sembra veramente padrone del match. Ha realizzato un 1-2 mortifero che ha portato sul 4-1 e si è portato sul 4-1. L'ultimo gol Bigarella poteva fare sicuramente qualcosa di più, anche perché aveva parato il tiro ma non è riuscito a trattenerlo. E Bassano intanto se ne sta andando. Però Braganza adesso ha un'opportunità buona, ma Mattia Ghirardello non riesce a servire Stefano Dal Santo e allora siamo con Marco Coi. Si chiudono bene le maglie della difesa di casa, Stefano Dal Santo, la conclusione di Dal Santo, la parata di Davide Pertegato. Filippo Compagno che va a ricercare palla dietro porta, ma Samuel Amato si libera dell'avversario e allora Cansella fa segno ai suoi di giocare, di mantenere il possesso. D'altra parte Bassano in questa fase è padrone assoluta del match. E allora la formazione di Roberto Crudeli sceglie il possesso palla.
C'è poi un fallo che viene commesso da Stefano Dal Santo ai danni di Cancela, che ha subito il colpo. Siamo praticamente a metà del primo tempo, c'è un time out e Bassano è avanti nel punteggio 4-1. Braganzi aveva illuso i suoi sostenitori con la rete fulminea di Andrea Dalla Valle. Qualche problema per Cancela, che quindi dovrà essere costretto a lasciare il terreno di gioco perché ha chiesto l'intervento del sanitario. Un colpo al fianco, ci pare abbia subito il numero 74 ospite. È stato un contatto con Stefano Dal Santo, sanzionato dai direttori di gara con un fallo di squadra a favore di Bassano. Situazione falli 4, quelli commessi dalla formazione di casa, 1 quello commesso da Bassano. Con Cancela che lascia ora che è costretto a lasciare il terreno di gioco. Qualche rimostranza di Cancela nei confronti dell'arbitro, avrebbe voluto magari una sanzione disciplinare. Non è stato dello stesso avviso il direttore di gara e allora si riprenderà con Bassano che farà rientrare, anzi ha già fatto rientrare Paul Galbas e Braganze, che per il momento non effettua sostituzioni e che conferma quindi il quintetto di movimento, il quartetto di movimento con Ghirardello Dal Santo, Compagno e Sgaria, Andrea Bigarella tra i pali. Per Bassano invece Marco Oi, Saggio Festa, Samuel Amato e Paul Galbas e Davide Pertegato a difendere i pali della formazione ospite. Qualche istante la ripresa del gioco, siamo ripeto ormai a metà del primo tempo e curiosamente si è già registrato il punteggio con cui si chiuse la prima gara di campionato, che fu giocata in presenza di pubblico, ricordiamo, ma purtroppo la pandemia si è caratterizzata per la cosiddetta seconda ondata che ha costretto a correre ai ripari, cioè a disporre di giocare a porte chiuse. E così è iniziato anche questo 2021. Si riparte con Bassano in possesso. Marco Coi, l'accelerazione di Galbas, gli ruba bene sfera Filippo Compagno, riparte per i suoi, però è finito il campo nel frattempo. È costretto quindi Braganzi a ripartire con possesso 4 contro 4, ancora a combinare con i due avanti, con Ghirardello e Dal Santo che rimangono fermi dietro. È una delle novità tattiche proposte sicuramente da Enrico Gonzo questa, per non subire contropiedi. Fiducia ai due davanti. Ed è una giocata che ha fruttato il primo gol di Andrea Dalla Valle. Qui c'è la conclusione da lontano con i compagni a fare il grappolo di Filippo Compagno, ma la difesa di Bassano è stata accorta, ha deviato quel tiro. E allora ancora possesso per la formazione ospite con Marco Coi, il numero 23, 16 gol sin qui. Riparte Braganze dopo la parata di Bigarella con Guido Sgaria, ma non trova spazio la formazione di casa perché Bassano si era già chiuso a riccio. Braganze le viste un cambio, Pietro Battaglin, ma c'è una ripartenza di Bassano, la conclusione di Sergio Festa, rimpallata, cerca di liberarsi Stefano D'Assano di un avversario, giocata, e qui c'è il quinto gol di Bassano con Sergio Festa, una cattiva gestione del possesso da parte di Braganze, ne ha approfittato subito Sergio Festa per mettere a segno il quinto punto per i suoi. Rientrata male anche la formazione di casa e Bassano ne ha approfittato subito, denotando maggiore esperienza sicuramente. Intanto Braganza ha inserito Battaglin, 5-1, punteggio che si sta facendo pesante per la formazione di casa. Peccato perché gli auspici erano buoni, Braganza veniva da un gagliardo derby giocato in quelli di Valdagno dove la sconfitta è solo per 4-2, ancora il tentativo di replicare la giocata che ha fruttato il primo gol sull'asse Compagno Battaglin, però qui
Braganza sta rientrando male, è quello il problema. Infatti, e poi sulle palline vaganti, troppo imprecisione nei passaggi e questo è un invito a nozze per una formazione scafata ed esperta come quella bassanese, che ha fin qui messo a rete a segno 5 reti e se si eccetera probabilmente il secondo gol di Cansella e il terzo di Amato, che sono stati frutto sicuramente di un'ottima manovra. Nelle altre situazioni si è trattato proprio di disattenzione della difesa locale, di cui giustamente Bassano ha approfittato, legittimando ampiamente il proprio vantaggio. 5-1 quindi, quando mancano 10 minuti al termine della prima posizione di gioco, ancora la combinazione dietro porta, compagno Ghirardello nella circostanza. Attenzione qui, Sergio Festa va a subire fallo al limite dell'area. quindi il punteggio, time out con Mattia Ghirardello che esce, gli dà il cambio Paul Gallifa. Crudele inserisce intanto Mattia Milani, va a chiedere spiegazioni l'allenatore ospite. Ci sembra che il signor Moresco abbia concesso fallo di squadra alla formazione ospite dal limite dell'area, diversamente avrebbe concesso rigore se l'irregolarità si fosse verificata all'interno dell'area di rigore rossonera. Infatti vediamo che il signor Moresco va a collocare palla a circa un metro dalla linea dell'area di rigore. Punizione quindi per Bassano, che è saldamente avanti nel punteggio per 5-1 in virtù della doppietta di Festa e delle reti di Galbas, Cansella e Amato. Conclusione imprecisa di Bassano, che intanto ha fatto rientrare in pista il numero 74 Cansella, che quindi ha superato il problema che lo aveva costretto ad uscire dopo uno scontro con Stefano Dal Santo. Ripetiamo, Bassano ha inserito anche Mattia Milani, prodotto del vivaio locale, l'unico bassanese in pista. Sergio Festa intanto, la conclusione di Festa, la parata di Bigarella. Ancora il possesso per Bassano, Samuele Amato, Mattia Milani, Cansella. Dai e vai con Festa, Cansella, si chiude nella circostanza la formazione di casa, ma Cansella viene ancora in possesso della palla, la conclusione di prima intenzione di Samuele Amato imprecisa, e allora Battaglin a lanciare Filippo Compagno per i suoi, cerca di dispegnarsi Filippo Compagno ma subisce il ritorno di Samuele Amato, che in collaborazione con Cansella recupera sfera per i suoi, e allora siamo dall'altra parte con Cansella in possesso, Milani. Bassano sta giocando sul velluto, è saldamente padrone del match dopo che Braganza si era passato in vantaggio. Qui c'è un buon recupero di Filippo Compagno, la possibilità di ripartenza, poi Gallifa invece decide di fare tutto da solo, la sua conclusione è imprecisa, e allora riparte Bassano. Sergio Festa a cercare inizialmente voleva fare un'iniziativa, un passaggio in verticale per Cansella, ci ha ripensato, tiene palla sicura e va comunque a commettere fallo. La squadra ospite a subire il fallo è stato Paul Gallifa per Braganza, e allora possesso per la formazione di casa, che è sotto 5-1 a 8 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Gallifa va a sfidare Amato e alla peggio, riparte Bassano 3 contro 2. Cansella, bravo nella circostanza Andrea Bigarella, vanno a contendersi il possesso Battaglin e Milani. Vediamo la decisione di direttore di gara, che concedono palla, vediamo a chi concedono palla a Bassano. Milani sulla sfera, fa segno il signor Matteo Fermi, che si riprenderà dopo il suo fischio, va a obbligare i giocatori di casa al rispetto della distanza regolamentare di 3 metri dal punto di battuta. Si riparte,
con Bassano in possesso, con Samuel Amato a sfidare Battaglin. Attenzione, si è disimpegnata bene la formazione ospite, con il portatore di palla che si è fatto raddoppiare e ha scaricato dietro. Quindi c'è stata la facile conclusione della formazione di Roberto Crudelli, che sta denotando sicuramente una maggiore qualità tecnica ma anche un'organizzazione tattica di primo ordine. C'è intanto un fallo commesso, fischiato contro la difesa di Breganze, e allora ancora Bassano in possesso quando mancano 7 minuti e 29 al termine della prima frazione di gioco. Formazione ospite in saldamente padrona del match. La munizione verbale, il warning cosiddetto, per Paul Gallifa. Reo di non aver protestato o di non avere rispettato la distanza regolamentare dal punto di battuta, cioè l'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione ospite. Festa e Cancela in possesso. Lo cambio dietro porta. Cancela che non trova la porta, e allora riparte Breganze con Filippo Compagno. Tenta di servire al centro Pietro Battaglin. Una giocata obiettivamente difficile perché la palla era a mezza altezza e era anche eccessivamente forte. Ancora Filippo Compagno dietro porta, lo scambio con Paul Gallifa. Tentativo di alza e scaccia di Gallifa, ancora Filippo Compagno in possesso per i suoi. Il tentativo di servizio e la conclusione imprecisa di Paul Gallifa era una buona opportunità, anche perché Davide Perdegato era caduto a un passo dal secondo gol Breganze. Ma Bassano allora riprende a macinare gioco con Milani, con Cancela, l'aiuto di Sergio Festa, il blocco, ma c'è una buona azione in fase di ripiegamento di Filippo Compagno, l'intercetto di Stefano Dal Santo, l'assist per Paul Gallifa, la conclusione di Gallifa, la doppia parata di Gallifa, e alla fine Breganze trova il secondo punto. Alla fine Breganze trova il secondo punto con Paul Gallifa, 6-23 al termine della prima frazione di gioco, con Stefano Dal Santo intanto che è caduto, un contrasto di gioco con gli avversari. Tre conclusioni consecutive da parte della formazione di casa, e alla fine Paul Gallifa realizza il secondo punto per i suoi, con Stefano Dal Santo che è stato colpito al volto, ci sembra. Ci auguriamo nulla di grave. Entrano i sanitari e quindi Breganze deve sicuramente sostituire il suo capitano. Esce anche Filippo Compagno. Vediamo toccarsi l'occhio il capitano rossonero, ma ci sembra nulla di grave, almeno ce lo auguriamo vivamente, anche perché negli ultimi giorni ci sono state, anzi no, lo vediamo toccarsi vicino all'orecchio. No, dicevamo che ci sono stati alcuni episodi in cui di giocatori che hanno avuto problemi per colpi all'occhio, e quindi è il primo pensiero va lì. Sono fatalità sicuramente, che però destano ovviamente preoccupazione ogni volta che c'è un colpo alla testa, ma in qualunque disciplina, mica solo nell'hockeyista. Si riparte intanto con Breganze, quindi, che ha accorciato nel punteggio e ha rimesso in pista Andrea Dalla Valle. La conclusione da lontano, Mattia Milani, la conclusione parata ancora una volta da Andrea Bigarale, doppia quindi la parata del portiere di casa. Breganze ha inserito Mattia Ghiraldello, che ha preso il posto di Stefano Dal Santo, che ha subito un colpo, e Andrea Dalla Valle, che ha dato il cambio a Filippo Compagno. Andrea Dalla Valle ha realizzato il primo gol della serata. Poi Gallifa il secondo per i breganzesi. Si rifugia bene Gallifa all'indietro da Pietro Battaglini. Pietro Battaglini va a fare un blocco per Mattia Ghirardello, che però non riesce a trovare una conclusione. Lo fa adesso, la palla vagante davanti a Pertegato. Buona nella circostanza l'azione di Breganze. Qui però c'è Bassano ancora pericolosamente davanti a Bigarella, che questa volta dice di no a Cancela. Peccato per l'errore del 4-1 di Andrea Bigarella. Bassano comunque che a 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco è avanti per 5-2 nel punteggio.
il Braganza che deve cercare di rimpinguare il bottino. Ancora Bassano, cancella, 5 secondi per la formazione ospite per andare alla conclusione. Sarà ancora possesso, vediamo a chi viene affidato il possesso, ci sembra a Bassano, anzi no, alla Braganza. E allora poi Califfa è l'autore del secondo gol per i suoi, è la quinta rete stagionale per il numero 7 catalano, primo anno alla Braganza, viene da Voltrega. Battaglin, Gallifa, Ghirardello, Braganza che sta riprendendo con maggior piglio. Qui c'è una deviazione ravvicinata di andare alla valle, imprecisa, però buona comunque la combinazione in attacco della formazione di casa, che ha avuto il torto di commettere troppi errori in fase difensiva, dei quali ha saputo approfittare. Troppe palle vaganti sulle quali si sono avventati per primi gli ospiti, che comunque hanno confermato di possedere ottime qualità individuali, si sapeva, e anche un'ottima organizzazione tecnico-tattica. Attenzione qui, la confusione con Andrea Bigarella, che alla fine se la cava. Anche qui c'era una disattenzione della difesa rossonera. Qui c'è una buona combinazione dalla Valle Battaglin, che non si chiude per un non nulla. Qui però c'è Sergio Festa, rimpallato da Mattia Ghirardello. Riparte Braganza, il doppio scambio tentato da Ghirardello e Battaglin, hanno cicischiato un attimo, qualche secondo di troppo. Attenzione qui, Mattia Milani davanti a Bigarella sulla palla vagante. Arriva per primo Samuel Amato e realizza la sua doppietta personale, e Bassano che va sul 6-2. Questo, anche in questo caso, una maggiore attenzione della difesa braganzese avrebbe consentito di recuperare sfera, e invece è stato concesso la deviazione ravvicinata a Samuel Amato per il punto del 6-2. E questa era una è una brutta notizia per Braganza, perché dopo il secondo gol di Paul Gallifa aveva dimostrato una buona di poter tentare di reagire. Riparte adesso con Andrea Dalla Valle, il tiro è rimpallato da Amato, arriva per primo Dalla Valle, tenta di combinare con Gallifa, niente da fare, riparte Bassano, Mattia Milani, Mattia Ghirardello che recupera un passaggio pericoloso, ma poi perde la sfera, anche perché si era alzata ed era difficile da controllare. Ancora Cancella per i suoi, all'indietro per Samuel Amato, scambia velocemente Bassano a metà pista, non dando punti di riferimento alla difesa di Braganza. È peccato per questa ultima rete concessa di Samuel Amato. Braganza poteva forse sperare di rientrare nel match, ma adesso 4 gol, Bassano saldamente al comando, e diventa dura. Doppia parata di Bigarella, ma recupera sfera per i suoi Mattia Milani. Attenzione ancora Cancella, dietro porta, pericolosamente. Si diffugge all'indietro, intanto manca 1:50 al termine della prima frazione di gioco. Bassano che gira palla, assoluto padrone del match, la formazione ospite in questa fase, in questa fase della partita. La conclusione di prima intenzione di Cancella e la parata di Andrea Bigarella, bella questa. Bello l'intervento nella circostanza dell'estremo difensore di casa. Andrea Dalla Valle perde sfera, concede la ripartenza a Marco Coi, poi Cancella viene fermato bene da Bigarella. 6-2 il punteggio per la formazione ospite, con Braganza che riparte, Dalla Valle, Gallifa. Cerca di liberarsi di Marco Goi, Gallifa capace la sua azione, va a subire fallo e a prendersi un altro rigore. 1:03 il termine, la prima frazione di gioco. Vediamo chi per la formazione di casa tenterà la trasformazione della massima punizione. Se ne incarica Paul Gallifa. Azione capace la sua, premiata dal fischio del signor Moresco, che ha concesso rigore.
alla formazione di casa. Nella circostanza precedente Davide Pertegato, il portiere ospite, ha detto di no per due volte a Stefano Dal Santo. Vedremo se concederà il bis. Pertegato che ha chiesto all'arbitro di poter pulire la visiera. Ovviamente sono tutte tattiche psicologiche per deconcentrare il tiratore, come è normale che sia, almeno se lo concede l'arbitro è giusto così. E allora Gallì fa sfidare Pertegato, posizione di tiro di rovescio o di interno che dir si voglia. Vediamo la rete di Gallì. La rete di Gallifa e allora Braganze. Doppietta per Paul Gallifa, sesto gol stagionale e 6-3. Bassano avanti 6-3. A 1 minuto e 0-2 dal termine della prima frazione di gioco. Qualche disattenzione di troppo di Braganze, perché tre gol assegnati ci sembra che sia il massimo punteggio realizzato dalla formazione di casa, ma dovremmo controllare. No, ha segnato anche a Scandiano. Comunque 6-3 per Braganze, che se non altro cerca di rientrare in partita. Bassano si rifugia nel possesso a 35 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Samuele Amato. La conclusione di Samuele Amato, sibila sul secondo palo alle spalle di Andrea Bigarella. La conclusione di Cancella, la parata di Bigarella. Attenzione, c'è Mattia Ghirardello che ha perso sfera, ha perso il bastone per un colpo, a suo dire, commesso dagli avversari. Braganze che cerca di chiudere a protezione della propria porta. È importante per la formazione di casa non subire gol in questa fase del match, a quando mancano pochi secondi al termine della prima frazione di gioco. Le finte di Marco Coi, la conclusione di Samuele Amato, ecco la conclusione di Cancella vicino alla settima rete. Bassano con Mattia Ghirardello e Mattia Migliani che hanno qualcosa da dire. Termine la prima frazione di gioco sul punteggio di 6-3 in favore degli ospiti. Qualcosa da ridire con i giocatori ospiti che attorno l'arbitro Moresco e si lamentano forse di qualcosa che è successo con Mattia Ghirardello, ma tutto il signor Moresco non ravvisa gli estremi per adottare qualche provvedimento disciplinare. Termina quindi la prima frazione di gioco con il punteggio che vede avanti Bassano per 6-3. A risentirci quindi per il secondo tempo da Fausto Pozzan.
Bentornati all'ascolto, signore e signori, qui dal Palla Ferrarin di Breganze. Fra qualche istante avrà inizio il secondo tempo valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie 1, edizione 2020-2021, tra i locali dell'Anaro Breganze e gli ospiti dell'Ubrocker Bassano. Un derby che nel passato avrebbe attirava grandi folle, a cominciare dalle piste dei rispettivi centri giovanili, per poi proseguire questa tradizione dei derby nei più comodi palazzetti. Il palazzetto di Breganze è agibile dal 1985, quello di Bassano dal 1991, e molte volte ha visto sfidarsi Breganze e Bassano anche per traguardi importanti. Questa sera quindi siamo invece alla prima di ritorno di un match che si è concluso nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 6-3. Mentre vi diamo anche i primi tempi delle altre sfide di giornata: Valdagno è avanti 1-0 con Montebello, pari tra Follonica e Grosseto per 2-2, Trissino che si sta imponendo in quel di Monza per 4-1, Forte dei Marmi saldamente avanti nel punteggio con Sarzana per 5-0, vendicando quindi la sconfitta della prima di campionato. Almeno questo è stato il responso della prima frazione di gioco. Correggio avanti di misura in quel di Scandiano per 2-1, e Lodi che si sta imponendo per 4-1 in casa contro il Sandrigo. Qui invece Bassano avanti di 3 con un finale un po' nervoso. Vediamo ora Ghirardello e Cancella che tentano di spiegarsi. Clima assolutamente disteso tra i due, com'è e come dovrebbe essere. Bassano che conferma il quintetto che Roberto Codelli ha mandato in pista all'inizio del match, e cioè Pertegato, Cancella, Amato, Galbas e Marco Coi. Breganze con Bigarella tra i pali, Ghirardello, Compagno, Gallifa e Battaglin. Gli arbitri della partita sono i signori Moresco e Fermi. Tutto è pronto, inizia la ripresa. Possesso per Breganze con Filippo Compagno, numero 8, classe 95. Al rientro in A1 dopo 3 anni che l'hanno visto giocare nelle serie inferiori, privilegiando la situazione di gara. Qui Breganze che stava approfittando di una deviazione con il patino di Cancella. Ma siamo dall'altra parte con Amato a scambiare con Cancella. Bassano che sta facendo possesso palla, è in controllo del match la formazione ospite, ma deve stare attenta perché comunque ha concesso 3 reti al Breganze. La doppietta di Paul Gallifa e la rete di Andrea Dalla Valle, tra l'altro per il vantaggio illusorio di Breganze dopo 24 secondi. Ma poi Bassano è rientrata nel match con le doppiette di Samuel Amato e Sergio Festa e con le reti di Paul Galbas e Cancella. Attenzione qui, la combinazione al volo tra Galbas e Mark Coi, che poi ha perso sfera, ha reclamato un intervento, ma i signori direttori di gara hanno fatto proseguire, e allora Breganze ha avuto un'opportunità sprecata. Riparte Bassano con Galbas a sfidare Compagno, si rifugia nell'angolo basso, Cancella, Galbas, Mark Coi, 16 reti per lui, di gran lunga il capocannoniere della formazione ospite e terzo miglior marcatore della Serie 1 italiana. Cancella, il servizio in area per Galbas, fortuna di Breganze che era defilato e era anche ben marcato nella circostanza da Gallifa. Breganze deve sicuramente migliorare nella sua intensità difensiva e non deve concedere le cosiddette seconde palle, su cui Bassano ha sicuramente costruito il vantaggio, al di là di alcune reti che sono state di pregevole fattura, quelle messe a segno dalla formazione ospite, in particolare la rete di Amato di prima dopo un'ottima manovra corale degli ospiti e anche il gol di Cancella. Però
Braganze poi ha concesso troppi errori. Qui c'è una buona conclusione di Filippo Compagno, ma fa buona guardia Davide Pertegato. E possesso per Bassano secondo il signor Matteo Fermi, che ricordiamo è figlio d'arte, il padre del compianto Gianni, che è stato anche designatore arbitrale, recentemente scomparso. Marco Coi dietro porta, la conclusione rimpallata, e allora Braganza che ha un'opportunità in 3 contro 2. Ghirardello per Compagno, il passaggio di ritorno è impreciso per centimetri, e sono i centimetri che fanno la differenza. E allora siamo dall'altra parte, vediamo se a proposito di centimetri Bassano capitalizzerà quell'opportunità. Non l'ha fatto, fortuna per Braganze. Le squadre si stanno, così come si dice in gergo, allungando, e quindi le opportunità di concludere aumentano. Qui fa buona guardia Battaglin in fase difensiva, la conclusione di Samuele Amato è imprecisa, si era proteso peraltro in tuffo Andrea Bigarella. Riparte Braganze con Paul Gallifa, è fronteggiato da un avversario mica da ridere, Samuele Amato. Uno dei migliori difensori italiani, anche se è di origine, è argentino, ma è naturalizzato italiano e ha giocato e gioca per la nazionale italiana. Riparte Pietro Battaglin, si disimpegna bene, solo che purtroppo per lui è finita la pista, e quindi nonostante l'uno contro uno giocato bene, non ha prodotto questa iniziativa qualcosa di importante per i suoi colori. Abbiamo allora Filippo Compagno dietro a porta, lo va a fronteggiare Cansela, si aiuta con il corpo, il numero 8 rossonero va a combinare da dietro porta Filippo Compagno, la palla si ferma dietro la gabbia di Davide Pertegato, e allora ingaggio a due deciso dal signor Fermi. Riparte Bassano, il pattino di Filippo Compagno rallenta la ripartenza della formazione ospite, questo è un bene per Braganze, perché non è mai una buona cosa concedere spazi ai giocatori di Roberto Crudeli. E allora Marco Coi, poi Galbas all'indietro, va a contendere il possesso Gallifa e va a commettere fallo di squadra, è il sesto fallo di squadra commesso da Braganze. Riparte velocemente Marco Coi, la conclusione rimpallata dal patino di Filippo Compagno, che va a contendere il possesso, e il signor Moresco va a concedere il settimo fallo di squadra di Braganze. Punizione per Bassano, Braganze deve stare attento a non caricarsi di falli per non esaurire il bonus e concedere quindi il tiro di libero diretto alla formazione ospite, che è avanti 6-3 nel punteggio, e siamo nel secondo tempo. Attenzione, poi Galbas, bravo Filippo Compagno. Qui Braganze forse è migliorata l'intensità difensiva della formazione di casa ed è l'unico presupposto per cercare di risalire la china. Braganze non può più commettere errori, quelli che sono costati sicuramente il punteggio sin qui, fermo restando che almeno un paio di reti messe a segno della formazione ospite sono di pregevole fattura. Mattia Ghirardello, il tentativo di assist al centro, si chiude Samuele Amato, Pippo Compagno cerca di recuperare sfera, ancora Marco Coi, bellissima rete di Marcoi, ha rotto il ghiaccio stasera, lo fa nel momento forse decisivo, perché questa rete vuol dire 7-3 per Bassano a 19:44 dal termine. Un tiro in diagonale di rovescio in quello che è uno dei fondamentali migliori di questo giocatore catalano. Bellissima la rete di Marcoi. Bravo anche Paul Gallifa, un passo dal punto del 7-4. Sarebbe stata una manna per Braganze per cercare di rimanere attaccato con le unghie e con i denti al match, come si suol dire. E invece siamo dall'altra parte con Bassano in possesso, con l'autore di un gol bellissimo, quello di appunto Marco Coi, il 17° gol stagionale. Mattia Ghirardello adesso per i suoi, non trova spazi con Andrea Dalla Valle che cerca di consentirgli un passaggio. Perde sfera Dalla Valle, riparte Bassano, Marco Coi,
recupera sfera per i suoi, Stefano Dal Santo che riparte velocemente, il taglio davanti a lui di Mattia Gradelli, almeno nelle intenzioni, è stato rallentato dal suo marcatore, poi perde sfera Breganze, una cattiva giocata questa. Patino e timeout. 18:40 al termine del match, Bassano avanti 7-3 nel punteggio. In virtù della doppietta di Samuel Amato, della doppietta di Sergio Festa e delle reti di Paul Galbas, Pablo Cansela e Marco Coi, quest'ultimo autore della rete del 7-3, un bel diagonale di rovescio o interno che dir si voglia. In questo caso nulla ha potuto il portiere della formazione di casa, Andrea Bigarella, che ha dovuto soccombere, quindi 7-3 per Bassano. Con Roberto Crudeli che sin qui ha fatto ricorso a 6 giocatori di movimento, mentre il suo collega Enrico Gonzo ne ha schierati 7. Il solo Nicolas Banchert non è ancora entrato, classe 2003. Quindi Breganze con Ghirardello, Dal Santo, Gallifa e Dalla Valle, che è poi lo starting five completato dal portiere Bigarella. Vediamo se Breganze prova uno schema su questa ripartenza. Possesso per Breganze, andare dalla Valle. Dal Santo. La deviazione di Marco Coi sul tentativo di assist di Dal Santo per Dalla Valle, bella questa combinazione, doppia conclusione di Mattia Ghirardello che si era liberato bene, peccato. Attenzione qui, bravo nella circostanza Bigarella, è entrato intanto a opporsi all'iniziativa di Samuel Amato. Ghirardello, il blocco di Dalla Valle per Ghirardello. Dal Santo, Ghirardello invita Dalla Valle a smarcarsi. Ghirardello uno contro uno con Galbas, il fallo di squadra commesso dal giocatore ospite. ...17:39 al termine. Gallifa, Dalla Valle, Gallifa a scambiare i due. Dalla Valle perde sfera, riparte Bassano, Galbas, si libera benissimo Galbas, in uno contro uno con Stefano Dal Santo, concede il tiro, fa buona guardia nella circostanza di Bigarella, riparte Dal Santo, il tentativo di assist lievemente impreciso, buona iniziativa del capitano rossonero. Dalla Valle si libera bene di Marco Coi, si avventa nell'aria, il palo di Dalla Valle, buona iniziativa del 73 di casa, peccato. Volitiva l'azione di Dalla Valle che ha conteso il possesso a Marco Coi, se ne è liberato, è entrato in area. Lo scavetto tentato da Dalla Valle e il palo a dirgli di no, a negargli la gioia del quarto gol per i suoi. Lo scambio ora con Samuel Amato, la palla che danza pericolosamente davanti a Bigarella, e sono queste le disattenzioni che Breganze non deve concedere. È una palla che viene da dietro porta e la stavano prendendo ancora loro, e Breganze non può commettere questi errori. Riparte Bassano però dopo la bella parata di Pertegato, ha fatto buona guardia Gallifa, qui c'è probabilmente un possesso per Breganze e infatti così è. 16-11 al termine della partita, Breganze sotto, Bassano avanti per 7-3.
in questo derby, purtroppo, che si disputa a porte chiuse. E il motivo lo sapete tutti. Gallifa la conclusione sull'esterno della rete. Riparte Bassano. Passaggio impreciso, recupera Ghirardello per i suoi. Il passaggio intercettato da poi Gallifa che si libera bene. Entra in area Gallifa, gli dice di no per Tegato. Le proteste di Gallifa che voleva un fallo, non è stato dello stesso avviso il signor Moresco, invece va a sanzionare il transito irregolare di Dal Santo davanti alla porta avversaria. C'è una punizione, si riparte con un fallo all'angolo basso e c'è la ammonizione verbale, il warning per Marco Coi. ...15.43 al termine della partita. Bassano avanti, 7-3 nel punteggio, è pronto a riprendere il gioco con Marco Coi e Samuele Amato. L'autore della settima rete, Cancela, passaggio impreciso, si avventa sulla sfera Mattia Ghirardello, guadagna un fallo, riparte Braganza velocemente. La conclusione Dalla Valle rimpallata e qui c'è Andrea Dalla Valle che commette una colossale ingenuità perché va ad agganciare il pattino di Pablo Cancela e viene sanzionato con il cartellino blu, anche se la panchina rossonera ha qualcosa da dire, in particolare sul fatto che magari l'azione irregolare era stata iniziata dal giocatore ospite e invece il signor Moresco è stato inflessibile. C'è punizione, tiro libero diretto per Bassano, di cui si incaricherà Mattia Baggio, numero 7, classe 99, che fa il suo ingresso in campo in questo istante. A 15.31 dal termine, con il punteggio che vede avanti i suoi per 7-3. E allora sarà Mattia Baggio contro Andrea Bigarella, non dovesse trasformare. Bassano avrà 2 minuti di power play, cioè di superiorità numerica. E allora Mattia Baggio a sfidare Andrea Bigarella. Tiro libero diretto, parte Mattia Baggio, la parata di Andrea Bigarella, ma Braganza dovrà giocare i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Mattia Ghirardello a portare sfera, a cercare di liberarsi, ancora in possesso Caparbi, l'azione del numero 6 di casa. Non viene sanzionato questo recupero sfera di Bassano. E allora Bassano in power play, Braganza difesa a protezione della propria porta, schierato a zona ovviamente, la conclusione di Samuele Amato, la parata di Bigarella, riparte Stefano Dal Santo, ancora Stefano Dal Santo in possesso, Caparbi l'azione del numero 53 di casa, poi Gallifa. Gallifa cerca di andare a sfidare i due difensori bassanesi che gli portano via sfera. Ancora Bassano, Marco Coi, pensa alla conclusione, invece si rifugia su Samuele Amato, Mattia Baggio, Cancela, Amato, la conclusione di Amato fuori dallo specchio della porta difesa da Bigarella, ancora Mattia Baggio, Cancela, Amato, la conclusione di Cancela è un tiro di prima intenzione che colpisce imparabilmente questa volta Bigarella. 14-07, Pablo Cancela, doppietta anche per lui e Bassano che avanti di 5, 8-3 a 14-07 dal termine. Mattia Ghirardello che prende un warning, ha lamentato un precedente intervento dove a suo dire avrebbe subito fallo. I direttori di gara non tollerano le proteste e quindi ammonizione verbale, perché il cartellino giallo, come sapete, non c'è più, ma quello è l'effetto. La prossima ammonizione verbale è cartellino blu. Braganza in possesso dietro porta, 13.56 al termine.
8 gol nel, questo è il passivo sin qui. Bassano assoluto padrone del match, ha realizzato delle reti pregevoli e ha saputo approfittare delle disattenzioni difensive che purtroppo la formazione di Enrico Gonza ha commesso. C'è un buon intercetto qui di Stefano Dal Santo che, si è, che va a sfidare Andrea Pertegato che gli dice di no. Peccato. Qui c'è un dai e vai con Marco Coi che cade in area, guarda l'arbitro. Una possibile ripartenza in 4 contro 3, la conclusione di prima intenzione di Mattia Ghirardello. Bravo nella circostanza Pertegato che si stava spostando sul secondo palo ma ha tenuto giù il gambale e quindi ha sventato la minaccia. Bassano in possesso, cancella la finta di passaggio per Amato, invece c'è stata la conclusione di Marco Oi, recupera bene per i suoi. Mattia Ghirardello, il servizio per Stefano Dal Santo che riesce a recuperare sfera dopo che inizialmente sembrava Marco Coi destinato a impossessarsene. Poi Califa, Mattia Ghirardello che va a rifiatare in panchina, gli dà il cambio Pietro Battaglin, bravo, bravo, bravo Guido Sgaria che trova il quarto gol per Braganze, il suo secondo stagionale. Azione caparbia di Guido Sgaria che ha fatto una cosa che Bassano ha fatto per il primo, nel primo tempo, cioè sfruttato l'incertezza, la disattenzione difensiva o l'eccessiva mollezza, come la volete chiamare, della formazione ospite. È stata quindi premiata la caparbietà di Guido Sgaria e Braganze deve fare tesoro di questa situazione per evitare di replicarla in fase difensiva e per cercarla in fase offensiva. Bassano in possesso intanto, 8-4, 11-58 al termine. Doppiata nel punteggio la formazione di casa, comunque almeno 4 gol assegnati. E comunque, se vogliamo, nell'hockey pista i ribaltamenti di fronte sono sempre possibili, a patto di riuscire a capitalizzare le occasioni. In questo caso non c'è riuscito Gallifa e vediamo adesso Bassano con Cancela, la conclusione è fuori dallo specchio della porta. La panchina di casa reclama un fallo e il fallo viene visto adesso dal signor Moresco, mentre in precedenza Braganze si lamentava per una palla alta e il, Andrea Bigarella, reo di eccessive proteste, si va a beccare un warning. Attenzione, adesso il signor Moresco sta richiamando all'ordine l'allenatore di casa. Enrico Gonzo allora viene richiamato ufficialmente dal signor Moresco. Nella circostanza ci pare che la porta era stata spostata e la palla era alta sopra, quindi a distanza pericolosa, per questo motivo la formazione di casa aveva protestato reclamando un fallo. Il signor Moresco e il signor Fermi hanno deciso di far continuare a gioco fermo, le proteste sono continuate sia del portiere che di casa che del tecnico e il risultato è stato che Bassano ha battuto una punizione dal limite e Cancela ha messo a segno il terzo gol personale, 9-4 Pablo Cancela. Quindi per la formazione ospite. Braganze in possesso dietro porta con Guido Sgaria, cerca di servire poi Gallifa, ancora combinano dietro la porta. Il rigore concesso a Braganze, fallo di Patino, ci sembra di Marcoi, inflessibile signor Moresco.
11 al termine. E allora siamo con Gallifa a rinnovare la sfida. Nel primo tempo gli è andata bene, ha segnato. Doppietta per lui sin qui. La panchina ospite a incitare il portiere Davide Pertegato e ovviamente i giocatori di Cara si augurano che poi Gallifa conceda il bis, e invece bravissimo Davide Pertegato gli dice di no. Con Crudeli che richiama il suo portiere a maggior concentrazione. Effettivamente c'era una palla vagante. Bassano quindi che a 10 minuti dal termine sta ponendo, anzi è padrone del match, però Braganza ha bisogno, avrebbe bisogno di riuscire a trovare un paio di gol nei prossimi due minuti per cercare di riaprirla. Ci va vicino qui Pietro Battaglin, fa buona guardia Davide Pertegato, peccato, intercetta sfera Stefano Dal Santo, Braganza che spinge questa fase di gioco e deve farlo. Bravo Guido Sgarri, la deviazione ravvicinata, ancora poi Gallifa, imprecisa la conclusione, attenzione c'è poi il cancello in area, è caduto Amato e Sgarri che hanno qualcosa da dire, il match che si sta innervosendo. Attenzione, il signor Fermi richiama Sgarri e Coi, vediamo, no, prende il blu Guido Sgarri, reo di aver colpito Pablo Cancella, ma anche Samuel Amato viene allontanato dal direttore di gara. Espulsione per entrambi. 10 minuti al termine, doppia espulsione. Si può sostituire nel caso di doppia espulsione, espulsione per parte, così è. E allora Braganza manda in pista Filippo Compagno, detto Pippo. Bassano manda in pista Sergio Festa, il punteggio 9-4, i minuti da giocare 10. Doppia espulsione, ripetiamo. Protagonisti Amato e Sgarri. Ingaggio a due. Possesso per Bassano. Marco Coi. Cancella. Gallifa. A sfidare l'avversario. Festa. Cancella. Marco Coi. Impreciso il passaggio di Cancella, il controllo di Mattia Baggio impreciso, Braganza che ha un'opportunità in 2 contro 1, la conclusione di Stefano Dal Santo, la parata di Davide Pertegato. Dal Santo ancora, Compagno, buona la giocata di Compagno e c'è il gol di Filippo Compagno, bravo, una giocata di pregevole fattura questa messa a segno dal numero 8 di casa. 9:15 dal termine, con Filippo Compagno quindi che si iscrive al tabellino dei marcatori, la sua seconda rete stagionale in 2 partite. È tornato a Valdagno a giocare per i suoi colori. Il fratello Francesco, lo ricordiamo, è uno dei punti di forza del Lodi. Braganza quindi che ha meno 4. Per tentare la rimonta avrebbe bisogno magari di un gol nei prossimi secondi, vediamo se non è dello stesso avviso Marco Coi. Braganza va a commettere il nono fallo di squadra,
Dal Santo si scusa con Coi. Bassano riprende. Il signor Moresco fa ripetere le operazioni. Si riparte. Sergio Festa. La conclusione di Festa colpisce il gluteo di Stefano Dal Santo. Buon per lui e buon per i suoi. Beh, in realtà la botta l'ha subita, ma ha evitato il decimo gol. Il decimo gol per la sua formazione, era un tiro veramente preciso quello dell'avanti ospite. E allora Sergio Festa, mentre cade ancora una volta Pablo Cancela, la finta di tiro di Sergio Festa. Riparte Braganze, 45 secondi trascorsi senza conclusione per la formazione ospite. Stefano Dal Santo, Battaglini a fare blocco davanti a lui, poi Gallifa, la finta di tiro di Gallifa con Filippo Compagno che cade in area, poi Gallifa, la conclusione di Gallifa, la parata di Pertegato, tenta di controllare sfera il numero 7 di casa, c'è Mattia Baggio in area, attenzione, la conclusione, fortuna per Braganze che è imprecisa. Buona l'azione di Mattia Baggio nella circostanza, la conclusione di Marco Coi, recupera sfera per i propri colori, Stefano Dal Santo in collaborazione con Filippo Compagno, la conclusione di Stefano Dal Santo, la parata di Davide Pertegato. Era una buona iniziativa questa del capitano rossonero. Poi Gallifa si rifugia da Stefano Dal Santo, era partito a per fargli blocco Filippo Compagno, non ha utilizzato l'iniziativa del compagno, si è arrangiato, scusate la duplicazione. E allora Bassano, Sergio Festa, Cancela, Marco Coi, Sergio Festa ancora, la conclusione ben parata nella circostanza da Andrea Bigarella, va a lottare Stefano Dal Santo, conquista un fallo, il settimo quello commesso dall'attaccante ospite. Stefano Dal Santo va a rifiatare, gli dà il cambio Mattia Ghirardello, poi Gallifa, Filippo Compagno, Mattia Ghirardello, il blocco per Mattia Ghirardello, ancora Filippo Compagno, cerca di trovare spazio dietro porta, si chiudono le maglie della difesa ospite e allora Mattia Ghirardello per i suoi, incontra all'indietro per Pietro Battaglin, servito Mattia Ghirardello, si gira una trottola, la conclusione imprecisa, palla alta, 6-32 al termine del match che vede avanti saldamente nel punteggio Bassano 9-5. Braganze che ha trovato il punto il suo quinto gol con Filippo Compagno. Time out. Doppietta di Gallifa, rete di Dalla Valle, Guido Sgarri e compagno per Braganze. Bassano hanno segnato qua tutti i giocatori di movimento di almeno dello starting five messo in pista da Roberto Crudeli, a ripetizione più Sergio Festa. Mentre riparte Braganze con Mattia Ghirardello, alcune reti di pregevole fattura questa sera, anche quelle messe a segno da Braganze per la verità.
Bassano è stata la differenza, secondo noi l'ha fatta la capacità di Bassano di sfruttare le disattenzioni concesse dalla difesa braganzese, sono state maggiori di quelle concesse dalla difesa di Roberto Crudeli. Dopodiché la formazione ospite ha dimostrato di possedere maggior classe, maggior qualità, maggior esperienza, ma questo si sapeva in sede di pronostico. Ma sulla disattenzione le disattenzioni difensive non devono essere commesse da Braganza. Se vuole provare a risalire la china, qui c'è stata una buona iniziativa conclusa con un tiro di prima con una deviazione ravvicinata di Paul Galliffa che non ha trovato la porta. Peccato, era una buona opportunità questa, mentre vediamo il signor Matteo Fermi che ha qualcosa da dire a Cancela. C'è il warning per Cancela. 5:39 al termine del match. Bassano avanti nel punteggio 9-5. Match sicuramente piacevole, qualche nervosismo di troppo. Siamo comunque già a un momento importante della stagione, questa è la prima giornata di ritorno. Braganza dovrà sfruttare probabilmente l'appendice dei play-out per tentare di costruire un miracolo chiamato salvezza. Presupposto è ricominciare a fare punti. Attenzione, qui c'è un fallo commesso da Cancela che viene sanzionato dal signor Moresco con il cartellino blu, almeno questa è l'intenzione dell'arbitro di Marostica. Così è, lo vediamo col cartellino in mano, effettivamente è così. Quindi Braganza che ha un'opportunità, tiro libero diretto. Non dovesse realizzare il numero 7 di casa, ecco che si aprirebbe la possibilità per la formazione di Enrico Gonzo di sfruttare comunque 2 minuti di superiorità numerica o power play che dir si voglia, ma prima c'è il time out chiesto dalla panchina ospite che inserisce Samuel Amato. Quindi Paul Galbas, Samuel Amato e Marco Coi con Davide Pertegato tra i pali. Queste le scelte di Roberto Crudeli a 5 minuti e 20 dal termine del match. Per quanto riguarda Braganza, Mattia Ghiraldello, Paul Galliffa che si incaricherà verosimilmente di tirare la punizione di prima o tiro libero diretto che dir si voglia, Filippo Compagno, autore dell'ultima rete sin qui realizzata, e Pietro Battaglin con Andrea Bigarella tra i pali. Queste le scelte del tecnico di casa a 5 minuti e 20 dal termine. Dovesse realizzare Braganza andrebbe a meno 3 e almeno si darebbe vita a un finale di gara più interessante. Vediamo se Paul Galliffa, che ha già dimostrato di possedere qualità tecniche in serie di trasformazione di tiri liberi diretti, riuscirà a dare una gioia ai propri colori, o se Davide Pertegato, che ha già sventato un paio di rigori questa sera, gli dirà di no. Vediamo, 5 minuti e 20. Parte Galliffa, la finta di tiro, l'alza e schiaccia e la che non trova la porta. Peccato, aveva fatto anche una buona giocata, ma la conclusione in alza e schiaccia gli è venuta imprecisa. Braganza adesso ha 2 minuti di power play. Per provare a risalire la china bisognerebbe realizzare subito. C'è la prima parata di Davide Pertegato sulla conclusione da fuori di Mattia Ghiraldello. La conclusione ancora di Mattia Ghiraldello, la parata e la ripartenza di Paul Galbas. Pietro Battaglin che va a recuperare sfera per i suoi, accelera Battaglin, Filippo Compagno, Mattia Ghiraldello. Braganza sceglie il possesso ragionato, la conclusione di Filippo Compagno ancora una volta, gli dice di no Davide Pertegato che è stato autore sicuramente di una buona prova. Ancora Filippo Compagno che cade in area, il signor Moresco fa segno di proseguire. Bassano quindi che può mantenere il possesso per far trascorrere i 2 minuti, può anche concedere qualche infrazione regolamentare sul tempo per andare al tiro,
visto che è in vantaggio la formazione di Roberto Codelli, ma Braganza recupera con Mattia Ghirardello. La conclusione di Mattia Ghirardello non si è inteso con Pietro Battaglin. Paul Gallifa, Filippo Compagno a centro boa, come si suol dire, copiando una situazione tattica della pallanuoto. Ancora Filippo Compagno dopo la parata di Pertegato, che sta tenendo su i suoi, sicuramente Bassano è padrona del match, ma certo se Braganza realizzasse il sesto punto almeno ravviverebbe questi 3 minuti e 20 che mancano al termine. Ancora una volta dice di no Davide Pertegato, bravo il portiere valdagnese al secondo anno in quel di Bassano. Intanto è entrato Elia Canesso per gli ospiti, quindi Roberto Crudele ha messo in pista tutti i giocatori di movimento, il solo Mattia Verona non è entrato in pista questa sera. Esaurito il bonus, 3 minuti al termine, Bassano vicino alla conquista di 3 punti che gli consentirebbero di doppiare quota 20. Ancora Elia Canesso in possesso, un bel passaggio su Marco Coi che si libera bene, la conclusione di Marco Coi, la parata di Bigarella, saranno ancora 45 secondi di possesso per la formazione ospite che verosimilmente non forzerà. Galbas si libera bene, la conclusione rimpallata dalla difesa di casa, recupera sfera ancora Samuele Amato, Elia Canesso, l'alza e schiaccia di Canesso, la parata di Davide Pertegato, Filippo Compagno, caparbia l'azione del numero 8 ora di casa, ma ancora un possesso per Bassano, 2 minuti e 06 al termine. Marco Coi in 1 contro 1 con Mattia Ghirardello che all'ultimo ci mette una pezza. Lo scontro tra Compagno e Marco Coi. Galbas, Canesso, ancora Canesso per i suoi. Passaggio impreciso di Marco Coi, Braganza è vicino ad acquisire un possesso, così è. Ghirardello, la conclusione di Ghirardello e la parata di Davide Pertegato, niente da fare. Pertegato negli ultimi minuti ha sicuramente smorzato le ultime velleità di Braganza di provare a rientrare nel match, innanzitutto vanificando i 2 minuti di power play e ripetendosi successivamente. Quindi 9 a 5 per Bassano, 1 minuto e 30, il match ormai avviato, in salde mani giallorosse. La finta di tiro di Paul Gallifa, la conclusione di Gallifa, la parata di Pertegato che si ripete sul tocco ravvicinato di Filippo Compagno. Elia Canesso che ha avuto un buon impatto sul match per i suoi, va a servire Marco Coi intanto. Marco Coi, il tentativo di alza e schiaccia davanti a Bigarella, impreciso. Riparte la formazione di casa quando ormai si sta avviando all'ultimo giro di lancette di questo match del 9 gennaio 2021. Rinnoviamo gli auguri a chi ci ha seguito da casa. Auguri di buon anno e con la speranza veramente che il 2021 ci possa restituire una vita più tranquilla, normale. Magari possa consentire di assistere alle partite di hockey, per esempio. Vorrebbe dire che la minaccia del virus è finalmente passata, ma intanto Bassano, Braganza ha commesso il 10° fallo ed Elia Canesso quindi va a tentare la trasformazione. Vediamo la conclusione di Canesso, la parata di Bigarella, il recupero di Stefano Del Santo, poi Galbas che ci spiega col direttore di gara e il capitano ospite. Quindi Bassano non ha trasformato l'opportunità del 10° fallo
commesso dalla formazione di casa, 8 i falli di squadra commessi da Bassano. Braganza in possesso a 45 secondi dal termine, sotto per 9-5. Il tentativo di assist di Filippo Compagno per Mattia Ghirardello, impreciso. Samuele Amato, Marco Coi, la conclusione, la parata di Bigarella, recupera per primo il possesso Elia Canesso per i suoi. Il tentativo di alza e schiaccia di Elia Canesso, recupera sfera per la formazione di casa, poi Gallifa. Il tentativo di uno contro uno di Filippo Compagno, Stefano Del Santo. Ancora Stefano Del Santo che trova la rete. La rete del sesto punto per Braganze. Se non altro, Braganze rimpingua il bottino di reti. È probabilmente il massimo stagionale. Del Santo, quindi, a iscriversi sul tabellino dei marcatori assieme a Paul Gallifa, Filippo Compagno, Guido Sgarri e Andrea Dalla Valle. Per Bassano, con doppiette assortite, hanno colpito Marco Coi, Samuele Amato, Paul Galbas, Paolo Cancela. Hanno messo a segno i 9 gol che hanno indirizzato in favore della formazione di Roberto Crudieri questa sfida, che termina in questo istante sul punteggio quindi di 9-6 in favore di Bassano, che si aggiudica questo derby. Grazie per l'ascolto, gentili signore e signori. Da Fausto Pozzan, da Flavio Zattera, operatore di serata per Studio 7 HD, con la collaborazione tecnica di Filippo Zattera, un saluto, rinnoviamo gli auguri di buon 2021 e a presto per le prossime telecroniche dal Pala Ferrarin di Braganze. Grazie.